Consiglio dei Comuni di Cigola, Leno, Oflaga e San Gervasio, grazie al contributo economico anche della DBM Next Generation, della concessionaria Uber Fratelli Bonaventi e grazie al contributo del fotostudio Carlo Monterezzi. Abbiamo il piacere di avere con noi il signor Mario Milani, presidente dell'Associazione Vittime di Piazza Loggia, che con lui è l'accompagnante. E ad accompagnarlo abbiamo il piacere di avere anche l'avvocato Silvia Guarnieri, che da alcuni anni segue i parenti delle vittime nei vari processi che si sono susseguiti. Stasera l'incontro che vi proponiamo avrà la forma dell'intervista, nel senso che dopo le prime domande che porranno alcuni ragazzi alla nostra associazione, sarà data la possibilità a chi vorrà da parte del pubblico di porre delle domande direttamente o al signor Milani o all'avvocato a seconda delle competenze e delle risposte che si intende ottenere. Detto questo, lascerei la parola ai primi due ragazzi e poi al pubblico. Innanzitutto buonasera e grazie dell'invito e della vostra presenza. Ricordare e fare memoria. Io credo che ci sia una importante diversità, anche se poi alla fine i due termini e i contenuti dei due termini tendono inevitabilmente a intrecciarsi. Ricordare è riportare, come dire, al cuore, rivivere gli attimi che hai vissuto, le cose che hai vissuto, i fatti. Ricordare è recuperare la tua dimensione soggettiva, che cosa significa per te quel fatto, che cosa ha prodotto in te quel fatto. E diventa davvero quasi una sorta di bagaglio che ti porti appresso. Fare memoria io credo che sia una cosa molto diversa, nel senso che fare memoria significa sostanzialmente, a mio avviso, cercare di capire le ragioni che hanno prodotto quel fatto. Cioè la memoria è la elaborazione del ricordo, è un passaggio molto in più, si va oltre. In una certa misura è come distinguere tra reato e colpevole. Il colpevole è colui che ha commesso il fatto. Ma se noi vogliamo cercare di capire, di cogliere le ragioni per cui un reato è stato commesso, dobbiamo appunto approfondire le ragioni che hanno indotto un soggetto a compiere un determinato reato. Cioè è un processo di elaborazione, a mio avviso, che passa proprio dalla comprensione dell'accaduto. Io credo che soltanto attraverso la comprensione dell'accaduto noi possiamo, come dire, recuperare tutto il senso, acquisire esperienza da quel fatto e quindi trarne anche tutti i dovuti insegnamenti sul piano individuale. Sul piano collettivo fare memoria può anche ci aggancia molto al senso della storia. Il senso della storia significa appunto cogliere tra
trarre da quell'esperienza, dalla conoscenza dei fatti, tutto quello che può diventare un insegnamento, lo spirito di quel fatto, che cosa l'ha prodotto, che cosa mi ha dato, e quindi attraverso quello evidentemente poter guardare anche al futuro. Quindi io credo che siano due dimensioni molto diverse, ma che alla fine tendono ad intrecciarsi. Intendiamoci bene, la memoria non annulla il ricordo. Il ricordo resta, perché fa parte proprio ormai della tua vita, è inserito dentro di te, fino in fondo. Tu ricordi una data cosa, una persona, ciò che hai vissuto con lei, ciò che ti ha significato, ciò che ti ha dato, ciò che hai avuto, eccetera. Rimane fermo questo aspetto. Però il ricordo può essere, e poi questo diventa qualche cosa anche di più, può essere anche un aspetto positivo della vita. Un'esperienza non di per sé, anche quando finisce tragicamente, si riduce ad essere solo ed esclusivamente fatto tragico. E io credo che invece sia soltanto attraverso la memoria, e quindi però, e qui scatta il meccanismo della giustizia, ma questo lo lascerò parlare poi, soltanto attraverso il termine ultimo, giustizia, io riuscirò a recuperare il senso del ricordo nella sua bellezza, ciò che sono stati gli anni che ho trascorso insieme e gli aspetti quindi positivi. Attraverso la memoria arrivo, come dire, a cogliere le ragioni che hanno prodotto quel fatto e quindi a darmi una motivazione sul perché di quella morte nel caso specifico, sul perché di quel fatto, e quindi a darmi un senso, ed è in chiusura di questo che io riesco davvero a ricominciare a vivere. Ma forse se state magari lì evitate di già se ci sentiamo noi a disagio stare qui sotto. Una domanda per l'avvocato. Hanno avuto un senso tutti i processi svolti da quel giorno fino ad oggi o sono stati solo una sconfitta per la giustizia? Ecco, in realtà, mi sentite? Devo stare più vicina. In realtà il non aver avuto delle sentenze di condanna definitive non è necessariamente una sconfitta, nel senso che anche nelle precedenti inchieste gran parte del materiale raccolto ha comunque un'importanza determinante. E le inchieste in realtà ad oggi sono tre. La prima è stata incentrata fondamentalmente sugli ambienti bresciani, neofascisti bresciani, ragazzi inizialmente della Brescia Bene, che poi però si sono trasformati in testimoni, e poi la Druncoli, sostanzialmente l'entourage di Ermanno Buzzi, che era un delinquente comune, nel senso che era un ladro, ricettatore d'opere d'arte, e i ragazzini che facevano parte della sua banda. Lui aveva anche idee politiche estreme, di destra, aveva tatuate le SS, il simbolo dell'SS su una mano, e si è incentrato su di loro l'indagine. Col senno di poi, molto di poi, la figura di Buzzi a tutt'oggi riteniamo che fosse in qualche misura coinvolta in maniera molto diversa da come si era ritenuto in quella prima indagine, cioè Ermanno Buzzi all'epoca era stato imputato, arrestato, processato, ha avuto l'ergastolo in primo grado, è stato poi assolto in appello, nel frattempo era stato ucciso in carcere, quindi in appello la sentenza dice che è un cadavere da assolvere. Il fatto qual è che allora l'errore madornale, probabilmente non fatto in buona fede dagli investigatori dell'epoca, era di mettere Buzzi al vertice di un gruppo di potenziali attentatori. In realtà anche nelle inchieste di oggi Ermanno Buzzi resta, ma non è un vertice, è il contrario, cioè forse il suo ruolo può essere stato giusto di base logistica bresciana, quindi non più di vertice ma anzi di ultima ruota del carro.
capro. Quindi la figura c'è e rimane. Quella prima inchiesta però fu condotta all'epoca dal allora capitano Francesco Delfino, il quale oggi è uno dei nostri imputati. Quindi questo vi fa capire che il materiale vecchio è importante, sia perché un qualche barlume di verità comunque era stato raccolto, sia perché il primo investigatore è stato un forte depistatore. Quindi quella prima inchiesta, ad esempio, direi che oggi è un corpo di reato, perché dimostra come Francesco Delfino abbia volutamente sviato le indagini in malafede totale da esponenti del Nord Italia di ben maggiore pericolosità e caratura criminale e estremismo politico rispetto a Armando Buzzi e i suoi truncoli, che non avrebbero avuto proprio la potenza di fuoco di organizzare un attentato così laborioso, non fosse altro che per gli 8 candelotti di dinamite, cioè dinamite, poi in realtà ci sono le perizie anche aggiornate che ci dicono probabilmente l'esplosivo di tipo militare e non civile, che si torna a Francesco Delfino e a vari servizi segreti che hanno appoggiato. Quindi quella prima inchiesta in parte aveva comunque inquadrato almeno una figura coinvolta, e per il resto la dimostrazione, ci rendiamo conto oggi, della volontà dello Stato di coprire i veri responsabili. Si viene poi alla seconda inchiesta degli anni Ottanta, che invece anche lì non è giunta sentenza di condanna, però ci lascia del materiale molto importante, perché quella si è incentrata invece sugli estremisti milanesi, di San Babilini, come si suol dire in termine molto generico, nel senso che Piazza San Babila ci ritrova a Milano comunque della destra, che però andava da quella istituzionale dell'MSI fino a gruppi effettivamente assolutamente terroristici, non definibili in altro modo. Gli esponenti milanesi che sono stati inquisiti a Brescia e poi assolti, quantomeno Cesare Ferri, secondo me in maniera inspiegabile, a tutt'oggi riteniamo possano aver contribuito come braccio operativo, quindi stiamo andando verso l'alto, cioè Armando Buzzi, che è proprio un bassista bresciano, comunque una figura che ci resta dalla prima inchiesta. I bravi, diciamo, e agili a manovrare esplosivi, a muoversi, a avere contatti su Brescia, in quel momento erano i milanesi, quindi due o tre figure ormai assolte, quindi non più processabili e condannabili in Italia, un po' come Freddy Ventura per la strage di Piazza Fontana, quelli sono stati assolti in via definitiva. Poi sono emerse nuove prove, ma ormai sono soldi, non possono più essere giudicati. Sulla strage di Brescia una figura analoga appunto potrebbe essere Cesare Ferri, perché anche in quest'ultima inchiesta i contatti comunque con Milano e l'operatività dei terroristi milanesi su Brescia è provata. Arriviamo quindi alla nostra attuale inchiesta, che è la terza inchiesta, che abbraccia invece il Veneto. Il Veneto, perché Ordine Nuovo del Veneto era la formazione, scusate il termine non tecnico, ma più bombarole in assoluto, cioè era proprio la formazione di estrema destra che da parte dei suoi leader proprio propugnava l'uso della strage come strumento politico per far politica, cioè quindi persino soggetti comunque che avevano idee molto forti politicamente restavano agghiacciati da queste persone, che invece dicevano no, perché la strage a un certo punto è necessaria per far sì di poter instaurare una sorta di dittatura alla sudamericana, cioè il potere forte contro proprio le stragi, quindi strategia della tensione. Il quadro quindi in questa ultima e terza inchiesta verrebbe alla testa, cioè ai mandanti, agli organizzatori, quindi il panorama di oggi, come vedete, in realtà ci trova concatenate volendo le tre inchieste, quindi non è stato tutto da buttare, nel senso che adesso come adesso gli atti processuali rappresenterebbero una mente organizzativa veneta, un braccio operativo su Brescia anche milanese, perché non viene uno solo, ovviamente erano in 4-5 quella mattina a collocare l'ordigno, a tenerlo d'occhio, e un basista necessario bresciano che anche solo dicesse fate quella strada anziché quell'altra che ci sono i lavori in corso, cioè come nelle rapine in banca il basista serve in moltissimi reati strutturati. Quindi il non individuare responsabilità personali
è una sconfitta, perché ci fa mancare una sentenza di condanna, però non significa che il gruppo coinvolto non si sia individuato, o i gruppi, perché in questo caso sarebbe una sorta di triangolo della morte, Veneto, Milano, Brescia. Quindi non è ovviamente tempo sprecato, di materiale ottimo ce n'è, che poi di valore storico anche molto grosso perché giuridico, e oltretutto secondo me ancora suscettibile di sviluppi, perché è un materiale comunque infinito. Quest'ultima inchiesta ha fatto il salto di qualità rispetto alle altre due, necessario, doloroso, ma necessario, cioè di far emergere anche il coinvolgimento di apparati dello Stato, cioè i servizi segreti che hanno depistato, allontanando dai venti, ogni possibile indagine, ed è provato quello che vi sto dicendo proprio da... All'epoca non si chiamavano fax, ma manconigrammi. Comunque, insomma, è proprio provato da lettere, cioè tipo sì, qui scopriamo che stanno organizzando un attentato, ma non diciamolo questi servizi segreti. E quindi capite che tutto ciò che è stata la storia di queste indagini è comunque utile, perché il quadro è probabilmente molto ampio, è come un puzzle in cui piano piano tanti tasselli si inseriscono. Evidentemente una condanna di Tizio, Caio e Sempronio è tradizionalmente considerata e anche giuridicamente necessaria per dire giustizia è fatta, e questo ovviamente da voi sapete bene che ancora non c'è. Però appunto, quantomeno i gruppi entro i quali valutare le singole responsabilità individuali ormai sono provati, anche grazie appunto alle inchieste precedenti. Non solo quest'ultima, insomma, quest'ultima raccoglie anche un lavoro di 30 anni di inquirenti, grazie agli occhi messi, non solo depistatori, ci sono stati ovviamente quelli molto scorretti, i servitori dello Stato, ma ci sono stati anche invece quelli molto validi, che quindi ci hanno portato fino ad oggi con materiale utile. Buonasera, trattatemi sulla vita politica dello Stato italiano. La domanda secondo me è per Mario, però. No, mi sembra più sul pezzo lui. Ma io credo che sia difficile stabilire un nesso molto preciso tra la politica bresciana e la strage, nel senso delle sue conseguenze. Qual è stato il risvolto politico che essa ha determinato in città. Certo, il primo effetto che ha avuto è stato quello che, come allora lo si chiamava il governatore di Brescia, l'ex sindaco Bruno Boni, fu costretto sostanzialmente l'anno successivo a non presentarsi più. Anzi, c'è ormai i verbali che pochissimi giorni dopo stessi esponenti della Democrazia Cristiana mi diranno: tu hai finito di essere sindaco di Brescia. Perché evidentemente danno, anche perché lui usò, a mio avviso, una battuta indiscutibile quanto viene qui nel suo comizio. Forse qui non si sente nel filmato, ma c'è un altro filmato con una precisa registrazione dove lui dice, esordisce dicendo: Brescia non meritava tanto, come se il problema fosse un problema locale. Evidentemente però, e quindi si chiude la sua vicenda personale, poi farà altre cose, ma quella che era la figura emblematica di un uomo, peraltro io credo un buon sindaco, non è tanto da questo punto di vista che vada visto, ma certamente ha chiuso la sua partita. E l'ha chiusa anche perché appariva evidentemente abbastanza chiaro che le forze di governo in senso generale una grande responsabilità su quei fatti avevano. Anche perché non dimentichiamo la strage di Brescia non è la prima, ma è casomai addirittura la penultima di un quinquennio che parte con la strage di Piazza Fontana e arriva all'ottobre, al 4 agosto con la strage del Trinitario. Anche se io credo che la strage di Brescia apra uno scenario politico nuovo
che però si concluderà nel 1978 con l'assassinio di Aldo Moro, del periodo della ricerca dell'unità antifascista attraverso il compromesso storico, eccetera. È indiscutibile che Brescia sperimenta in quei periodi anche una nuova, come dire, volontà di apertura politica nei confronti proprio anche della stessa sinistra, e per sinistra in questo caso intendo il Partito Comunista. Se cioè nella prima fase, ma storicamente è assodato un fatto di questo genere, se noi nella prima fase, cioè a partire da Piazza Fontana fino alla vigilia di Brescia, ormai gli storici lo definiscono la fase anticomunista, ma forse non soltanto gli storici, forse il primo che ha una sensazione precisa di questa descrizione e non a caso proprio Pasolini con il romanzo delle stragi, dove affronta questo ed è esplicito su questo aspetto. La strage di Piazza della Rocca inaugura invece quella che era considerata una ricerca di una nuova unità antifascista per determinare delle condizioni politiche, di alternanza politica all'interno del nostro paese. E Brescia stava sperimentando questa, questa possibilità, la famosa giunta aperta, si parla di sperimentare a livello locale quella che, per, che poi verrà chiamata la solidarietà nazionale. E questo determina alcuni, alcuni passaggi. Io credo che siano stati passaggi positivi sul piano politico, eccetera, ma che in un certo modo hanno anche comunque condizionato quello che è stato il fatto. Quasi che si avesse avuto o si aveva paura di affrontare fino in fondo quello che era l'accaduto e che riguardava Brescia anche, il suo modo di essere, i ceti sociali che avevano da un lato alimentato, anche finanziando in particolare la Valcamona, l'Oltrompia, eccetera, il movimento sociale e quindi conseguentemente anche spinte certamente violente da parte della destra. Non è un caso, per esempio, che alcuni soggetti, anche incriminati in questo processo, che poi non sono arrivati a conclusione perché, per esempio, uno, Maifredi, è morto nel corso del processo, quindi non è stato possibile evidentemente giudicarlo, però aveva dei grandi addentellati. E quindi c'è un tentativo, in una certa misura, come effetto, di cercare attraverso queste nuove dimensioni politiche di coprire un po' il tutto. Non è un caso, per esempio, che l'allora Consiglio Comunale, che verrà successivamente al 1974, il cui sindaco è Cesare Tedeschi, una persona tanto squisita, moralmente ineccepibile, vecchio partigiano, e il figlio, suo padre morirà a Busen, Alberto Tedeschi morirà in Piazza della Loggia, eccetera, eccetera. Il Consiglio Comunale addirittura farà un ordine del giorno di approvazione dell'operatore di giudice. E questo è un forte punto, è una sorta, non dico di intervento, ma certamente di dire, beh, insomma, la politica si guarda a quell'indagine, ma ci guarda anche benevolmente. E io credo che sia stato un profondo invece errore, perché io credo che ci debba essere sempre una netta separazione tra il momento della politica e il momento della magistratura. Il che non significa evidentemente ignorare ciò che avviene nei rispettivi campi. Ma il ribadire il concetto di autonomia significa in modo particolare riaffermare quel diritto di critica e di controllo sui vari posti, cioè, i vari campi in cui le cose si svolgono. Quindi in sostanza a me pare che l'effetto che abbia avuto sul piano locale sia stato quello di, in una certa misura, di frenare, di coprire. E soprattutto però direi che, sempre stando sul piano locale, sul piano nazionale, il discorso diventa un momentino più ampio, direi che però la politica in quei giorni, nonostante questi principi, questi inizi di apertura, in realtà non aveva capito esattamente che cosa era successo,
ma non tanto nel fatto, ma quella che è stata la reazione popolare. Voi avete notato, lo dico soprattutto ai più giovani, chi ha i capelli bianchi come me, che magari ha partecipato, se lo ricorderete sicuramente, si ricorderà sicuramente quei giornali. Voi avete visto nel filmato, avete notato nel filmato che non si vede mai il poliziotto. La polizia non esiste, sembra quasi che sia letteralmente scomparsa, non è che sia scomparsa. Semplicemente in conseguenza della strage, del dibattito che ne segue di luoghi di lavoro, si decide che la piazza, la risposta, la devono prendere in mano esclusivamente i cittadini. E quindi si dice apertamente alla prefettura e quindi alle forze dell'ordine per tramite della prefettura che devono stare lontane da Piazza della Loggia. È un problema dei cittadini, cioè è un problema di coloro i quali sono la parte attiva e fondamentale delle istituzioni democratiche. Quindi i cittadini con quel gesto assumono su se stessi la difesa delle istituzioni. Ed è un gesto estremamente importante, anche perché facendo prevalere la logica della responsabilità e della partecipazione si eviterà quella che in realtà a cui aspiravano gli attentatori, quella cioè di una provocazione e quindi di una reazione inconsulta, eccetera, eccetera. Invece i cittadini bresciani gestiranno la piazza per due giorni, i funerali e gli scoperti. E difenderanno anche gli uomini delle istituzioni. Anche se tra gli uomini delle istituzioni c'è il Presidente della Repubblica Leone, che tre giorni prima, che un anno e mezzo prima era stato eletto con i voti determinanti del Movimento Sociale Italiano. Ma appunto riaffermarlo significa dare la supremazia di una forma democratica, politica, di partecipazione in cui il senso dell'istituzione prevale rispetto a chi le rappresenta. Non è un caso però che contemporaneamente fischieranno e contesteranno i vari, soprattutto i rappresentanti istituzionali, e li contesteranno perché quei fischi hanno il senso di una domanda di cambio della classe dirigente. Ecco, questa forte partecipazione, a mio avviso, qui esprimo evidentemente una dimensione mia, questa forte domanda di partecipazione non trova riscontro nemmeno in quel momento di cambiamento della città in conseguenza della strage. Cioè non si arriva a quella fusione tra rappresentatività, rappresentazione della politica e esigenze della comunità. E direi che proprio la frattura che si determina all'interno della città, perché non, la ricostruzione che faceva prima Silvia non è stata vissuta da tutti così, perché una buona parte della stessa parte civile al processo si spaccherà proprio su quella cosa, la prima inchiesta. Cioè da un lato noi abbiamo il Consiglio Comunale che esalta il lavoro dei giudici, da un altro lato abbiamo delle parti civili che dicono no, questa no, è un'indagine che non va assolutamente bene, perché tenta di chiudersi tutto qui dentro, vuole giocare qui dentro, mentre gli spazi sarà destinato a fallire, come per esempio, come effettivamente fallirà. Ecco, io credo che quindi l'effetto che c'è stato sulla politica in città è sì un'accelerazione di un certo cambiamento, ma contemporaneamente la paura di assumere fino in fondo quella domanda forte, chiara, netta di partecipazione che dal basso veniva e che aveva trovato nella partecipazione alla gestione dei funerali e la sua espressione più alta. Ecco, io avevo un'altra domanda dal punto di vista più legale. Volevo chiedere, sempre ricollegandomi a quello che diceva il signor Milani sul fatto che in quei giorni si è voluto tenere le istituzioni fuori dalla piazza, e volevo chiedere quali sono stati i comportamenti adottati o non adottati. Sì, forza dell'ordine, non le istituzioni. Sì, scusi. Però a livello, quali sono stati i comportamenti adottati o non adottati dalle istituzioni bresciane che hanno, diciamo, in qualche modo aiutato a tenere questo velo di mistero che c'è adesso sulla strage. Mi riferisco per esempio al fatto che che è stato ordinato il lavaggio della piazza prima che potessero essere effettuati i controlli.
il famoso lavaggio della piazza. Nell'ultima sentenza, mi spiace, io comunque la critico da Matteo Ri, l'abbiamo appellata questa sentenza che ha assolto tutti anche stavolta, in realtà non contavamo su una condanna di 5 su 5 imputati, però almeno un paio ci sembravano pacifici, insomma come le responsabilità pacificamente ricostruite. Questa sentenza che noi critichiamo sia per l'assoluzione ma anche per come è proprio scritta, per così, diciamo, la sbrigatività di alcune valutazioni, per esempio dice che sì, vabbè, in fondo l'aveva la piazza un'ora dopo, cosa poi ce l'ha fatto perdere? Ecco, vi rendete conto benissimo anche tutti voi che se solo c'è un incidente stradale si ferma tutto finché non si prendono due misure. Ecco, immaginatevi una strage con esempio, per esempio il timer usato per far scoppiare l'ordigno sarebbe preziosissimo anche solo trovare un frammento per poter ricostruire da dove viene quella sveglia, di che marca è, dove è stata acquistata, chi la produce. Quindi in realtà, a parte oggi, quei metodi alla CSI che ovviamente ci consentono di scoprire tantissimo, e se avessimo ancora reperti dell'epoca, ora in tipo cold case riusciremmo probabilmente a scoprire molto. Ma anche all'epoca comunque, perché anche all'epoca, per quanto ci fossero mezzi tecnologici e scientifici appunto non sviluppati come ora, una sveglia sarebbero riusciti comunque a capire da dove veniva quella, per esempio la partita di sveglie, quali venditori le avevano e chi era andato nel negozio si è comprato. Non vi annoio con l'ipotesi da telefilm, che però sono ovviamente di buon senso. Il lavaggio della piazza è stato in realtà autorizzato dal vicequestore di Amare, ormai deceduto, quindi per noi non più interrogabile, in teoria perché era talmente impressionante lo spettacolo, in effetti c'erano brandelli di corpo umano, anche collati ai muri proprio, cioè era talmente impressionante lo spettacolo che non volevano turbare la cittadinanza. Avvicinare al fatto che a quel punto fai sgombrare la piazza, la trasegni, la cittadinanza non si turba, ma appunto non fai sparire i corpi di reato. Sulla buona o cattiva fede è chiaro che non, la prova provata dell'intenzione di far sparire non c'è, però la plausibilità che sia stata un'indicazione in malafede è anche a buon senso, perché l'investigatore dice questo è pare molto strano aver dato questo ordine. In realtà i gruppi interessati terroristici che secondo le ultime inchieste sarebbero interessati comunque alla strage avevano più addentellati nell'arma dei carabinieri, appunto col Francesco Delfino, allora capitano, poi generale, e che forse a Manerbio, faccio una battuta cattiva, però è ricordato forse per la vicenda Soffiantini soprattutto, perché quello che aveva fatto l'estorsione, ha fatto sparire un miliardo alla famiglia Soffiantini, e anche prima, ce l'avete avuto, insomma, l'avete avuto. Ecco, in realtà era più l'arma dei carabinieri, ovvio, gli esponenti, non per bene, tutti i discorsi che mi stia facendo, ovvio che non sono l'intera formazione politica e l'intera arma o istituzione, ci mancherebbe, però delle mele mance, in realtà la caccia più con i carabinieri, il lavaggio della piazza ordinato alla questura. È vero anche che però a certi livelli i contatti, quando facevano comodo, c'erano anche fra diversi apparati istituzionali. Sicuramente, al di là del lavaggio della piazza, purtroppo se la strage è ancora impunita, sulle responsabilità probabilmente individuali, perché i gruppi sono stati individuati, cioè che stesse organizzando l'attentato un tal gruppo è provato, che poi quel giorno in piazza sia venuto Tizio o Caio o Sempronio, che uno abbia l'alibi, l'altro abbia invece la dimostrazione che era anche lui un'altra, allora questo porta all'assoluzione, però non significa che l'ambito di indagine è scorretto. Sicuramente però i depistaggi hanno influito tantissimo, quindi il lavaggio della piazza è stato il primo, l'inchiesta bresciana che abbiamo già accennato che ha fatto arrestare dei ladruncoli che proprio non avrebbero avuto neanche la capacità né le possibilità economiche e materiali di organizzare un attentato così, già questi sono due macroscopici depistaggi. In seguito purtroppo ci si sono messi anche i servizi segreti e in quest'ultima inchiesta che ha appunto attenzione all'ordine nuovo del Veneto,
per esempio, scopriamo che l'archivio del SID, quello che poi si è venuto a chiamare SISMI, all'epoca si chiamava SID, cioè il Servizio Segreto Militare, e la sede di Padova, che aveva tutte le veline delle fonti informative, fonti con nomi in codice, la fonte Tritone, la fonte Leone, la fonte Giaguaro, sono nomi in codice, ovviamente erano ragazzi infiltrati nell'estrema destra. Tutte le informazioni raccolte non esistono più a Padova, l'archivio intero è stato bruciato. È stato per fortuna trovato del materiale, ma da un giudice di Bologna in tutt'altro archivio 30 anni dopo per caso. Perché comunque, appunto, i servizi segreti che in teoria controllavano i terroristi venti hanno fatto poi piazza pulita. Ultimo esempio, a mia opinione più sconvolgente, il generale Gianadelio Maletti, che già è latitante in Sudafrica da 20 anni, era proprio il capo del SID all'epoca, e è latitante in Sudafrica per Piazza Fontana, perché è già dimostrato in quel processo che abbia aiutato, coperto, l'abbiamo sentito nel nostro, quest'ultimo processo di videoconferenza da Sudafrica. È un signore di 80 anni, in gambissima, che ci ha detto dei non ricordo solo ed esclusivamente su domande che avrebbero comportato che lui dovesse ammettere una responsabilità dei servizi, quindi dei non ricordo che francamente sono stati una presa in giro, perché sì, l'età, sì, sono passati 36 anni, ma è stato di una tale puntualità su altri aspetti. Io ricordo Maglio, si ricordava di tir che arrivavano dal nord Europa con delle casse di esplosivo, non solo gli anni, ma anche i mesi, ricordava, perché su quelle comunque i servizi non avevano pasticciato. Mentre su domande macroscopiche, quindi molto meno dettagliate, di tir che arrivano dall'Olanda con casse di esplosivo da ricondurre, su quelle non, invece su cose non ricordava. Esempio pazzesco, gli si è detto, scusi, ma voi, lei, il capo supremo stava a Roma. Ormai abbiamo rintracciato la prova che da Padova gli arrivavano le veline degli agenti dei servizi segreti che dicevano la fronte Tritone ci sta dicendo in questi giorni che organizzano un attentato in una città del nord, un attentato con esplosivi, Tizio, Caio e Sempronio. Mi scusi, abbiamo chiesto in questo processo, come mai non avete mai riferito nulla di tutto ciò a un giudice, a un'autorità giudiziaria? E lui, in deposizione davanti ai giudici, dice, ma francamente perché non ci sembravano rilevanti? Come non mi sembravano rilevanti? E gli abbiamo contestato sue scritte di pugno dell'epoca, questo è molto importante, teniamolo agli atti. Generale, scusi, ma lei scriveva all'epoca, questo è molto importante, teniamolo agli atti, conservare e tenere. Come mai non l'avete mai detto all'autorità giudiziaria? Non ricordo. Scusi, ma addirittura lei nel 74 viene interrogato ad agosto, quindi 3 mesi e mezzo dopo, 4 mesi dopo al massimo, era fine agosto forse, 3 mesi dopo, e quando vi chiedono, quando le chiedono ad agosto del 74 i magistrati, senta, lei ha raccolto qualcosa col suo servizio, che è il servizio segreto più attivo, e col suo servizio ha trovato qualcosa che di altre parti d'Italia, che ci fosse in preparazione qualche attentato? E lui aveva tutte queste veline del Veneto, cioè dei gruppi terroristici veneti che stavano proprio organizzando, comprando la valigetta per capirci, procurandosi l'esplosivo. Sapete cosa ha risposto? Fossi voi, indagare in Mantellina. Come in Mantellina? Sì, c'è un gruppo, si chiama MAR, sono terroristi. Erano stati già arrestati tutti qualche mese prima, cioè in pratica li ha messi su un binario morto. Questo agli atti dell'agosto 74. E davanti a noi si è riconcretizzata la stessa omertà, un misto fra furba e patetica, scusate, perché veramente ci sono stati dei non ricordo pazzeschi, e che io dico, scusi, ma perché gli ha spediti in Valtellina, quando aveva le veline che dicevano che organizzavano la strage dei venti? Ricordo. Quindi io vi ho fatto degli esempi, diciamo, forti, roboanti, ma di cose minime, inspiegabili.
dati di una pistola sparita a Pian del Rascino, ricomparsa, altro, c'è un'infinità di queste cose. Quindi sicuramente se dopo 37 anni, perché ormai è maggio, quindi siamo al 37esimo anno, stiamo ancora faticosamente cercando, e vale la pena ancora ricercare, perché ci sono state queste cose. Ovviamente vale la pena in assoluto, ma per ragioni etiche, morali, giuridiche e quant'altro. Ma anche dal punto di vista investigativo vale ancora la pena, questo ti intendo dire, nel senso che hanno talmente pasticciato, ma poi cosa si è salvato? E piano piano si recupera, e abbiamo anche adesso, grazie a Dio, dei mezzi scientifici forti, quindi sì, ha determinato la storia di questo processo, e però si spera che non la determinerà all'infinito l'opera di depistaggio e inquinamento. Ci sono domande da parte del pubblico, alzando la mano un po'. Vedi. Tanto coraggio, e speriamo che il Patriarca li faccia campare a lungo, di modo che una giustizia che sarà qualche delinquente colpevole, perché quel giorno lì io sono venuto anche per questo, perché ero presente in quella strage lì, come tu sai, l'ho accennato parecchie volte, l'ho accennato, e io voglio soltanto dire quelle poche parole che ho visto in quel giorno lì, specialmente i giovani, perché sono passati 37 anni e sono tanti, e io in quella piazza, anzi di maniera che ce ne erano 5, 6, 7, 8, l'ho vista anche io quel giorno lì, quella strage, perché è molto cattiva, io non mi dimentico quando scoppiò quella bomba lì, ho avuto tanta quella paura, perché ero 20-30 metri distante sotto i portici, e amici passi da me di dietro, ho visto uno con la bandiera, ecco questo voglio testimoniare ai giovani che non c'erano presenti, molto più giovani, anche di una certa età, che sono presenti qui in sala, ho visto uno con la bandiera Brescia, bandiera rossa, con la FLM, che vuol dire figlio, e gli mancava un braccio. E uno di maniera mi ha bloccato, penso che non c'è mica presente qui, ha detto: Piero, non andare sotto, non andare sotto i portici, perché io vedevo un fumo drammatico che non mi posso mai dimenticare, sono passati 37 anni e la gente bruciava. Ecco, voglio testimoniare questo, che specialmente i giovani, che crescono bene, onesti, quello che conta in questa società, l'onestà. Ma in quel periodo lì si parlava anche a Brescia da avvocato, molto, quando scoppia una bomba, una bombina non tanto grossa, sotto, come si dice, a quello che aveva la Vespa, cos'era un motore, si chiamava Ferrari, come si chiamava, cosa del genere, ecco. Già alla Camera dei Lavori di Brescia si parlava che c'erano questi fascisti che stavano circolando nella piazza. Mi voglio fermare qui perché non penso a nessun appunto. Dico solo questo all'amico Milano, coraggio, e speriamo che il Padre Verano ci faccia vivere a lungo, che vediamo questi assassini che hanno spazio scoppia la bomba. Grazie.
Spero tu mi aiuti dopo a fare una riflessione che va oltre. Quando parlavi dei cittadini, io ricordo quei giorni in modo molto intenso dal punto di vista dal momento dello scoppio, al momento dei funerali. La gestione che in un'ora decidemmo, la gestione delle fabbriche, l'assemblea permanente all'OM, la presenza dei politici all'OM, le cose che dicemmo ai politici all'OM. Venne il ministro Bertolli da noi. Io parlai a nome del Consiglio di Fabbrica e dicemmo allora quelle cose che poi il Comitato Antifascista, discutendo, decise, perché discusse prima di accettare la scelta che fossero i cittadini e i lavoratori in modo particolare a gestire il funerale. Si vede nel breve filmato la compostezza della città. Il servizio d'ordine che c'era, noi sapevamo quanto fosse, come fosse preparato, però la compostezza dei cittadini la sperimentavamo lì. Allora, quel passaggio, tu dici, poi non è stato capito, non è stato colto. Io credo però abbia origine da un dato fondamentale precedente. Comincia con il 69, con la strage, ma anche con i contratti di lavoro del 69. Noi abbiamo il contratto di lavoro del 69, poi lo abbiamo nel 72, poi lo abbiamo nel 75. Il 74 in mezzo, e nel 73 facciamo un altro contratto importante, i metalmeccanici in modo particolare. Dovevamo arrivare poi nel 70, nel 72-75. L'interruzione della, cioè tutta questa fase delle stragi che non hanno trovato risposta, mentre dicevi anche all'inizio della fase delle Brigate Rosse, del terrorismo brigatista, si conoscono i mandanti, persino i cattivi maestri, anche processualmente sono andati in porto dal punto di vista delle condanne. Nelle stragi molte sono irrisolte, però il processo è finito, nell'80 finisce tutto, il movimento operaio è sconfitto. Io credo che si debba tenere conto, io della strage faccio una mia memoria, un mio ricordo ormai, e lo elaboro continuamente, ma è un mio ormai ricordo. Fare memoria credo voglia dire ancora collocare quell'avvenimento nel contesto dei 10 anni che vanno dal 70 all'80 e che vedono l'Italia cambiare profondamente. Poi abbiamo l'Italia da bere, si parte da Milano ma si beve tutto e oggi non sappiamo più cosa stiamo vivendo. Sì, io credo che giustamente si debba ritornare a cercare di capire, cioè storicizzare per riuscire a capire. E questo sforzo, lo dico, ci deve tutti impegnare a andare oltre l'orrore. Dobbiamo avere la forza per cercare di capire, di non fermarsi al tema dell'orrore, che è un tema che riteniamo sia ben importante. Ma noi dobbiamo fare memoria pubblica e storia quindi insieme per cercare di capire e anche per cercare di capire perché siamo arrivati all'impunità, perché è vero quello che tu dici. Noi del terrorismo di sinistra e del radicalismo di destra fondamentalmente conosciamo tutto, mancano ancora alcune parti, è importante, ma fondamentalmente conosciamo tutto.
conosciamo la storia, anche se forse la conosciamo più a livello di elementi giudiziari, e per una certa misura gli elementi giudiziari hanno un pochino, come dire, deviata l'attenzione. In fondo l'assoluzione, la condanna di qualcuno fa un po' comodo a tutti, no? Quando noi abbiamo il colpevole ci sentiamo consolati, che ho trovato il colpevole, che l'abbiamo risolto. Mentre in realtà anche quando, soprattutto in questi tipi di violenza politica, anche quando possiamo avere un colpevole non è assolutamente detto che noi abbiamo risolto tutto. Anzi, paradossalmente, abbiamo proprio un effetto, come dire, contrario. Perché nel momento in cui, e giustamente, si individua il colpevole e si condanna, sembra che tutto sia andato. In realtà quello che ci sta su chi perché ha prodotto quel fatto rimane inalterato come prima. E io credo che per esempio l'esempio ci sia proprio dato dalle stragi, dai risultati delle stragi. Cioè forse noi troppo spesso dimentichiamo che quel disegno a livello di espressività politica e di vita immediata della società, quel disegno politico, la violenza eversiva della destra, sia stato fondamentalmente sconfitto. E sia stato sconfitto proprio attraverso una grande reazione popolare, di cui Brescia ne è una tappa, ma dovremmo incominciare con 69 i famosi funerali di Piazza Fontana, con il famoso 100.000 tutte blu, ancora si diceva. Cioè, la grande reazione popolare ha sconfitto quel disegno. Ha sconfitto quel disegno eversivo che si proponeva anche un radicale mutamento, se fosse stato necessario, delle istituzioni. E che questo rischio ci fosse, io per esempio l'ho misurato alcuni mesi dopo Piazza della Rosa, quando andando in giro per l'Italia spessissimo mi sono sentito dire: beh, se chi voleva fare una sorta di golpe alla greca o alla cilena, secondo i casi, beh, doveva sapere che noi eravamo pronti. Cioè c'era una tensione tale nel paese per cui davvero ci si era anche preparati ad una sorta di scontro. E se io ho accettato immediatamente di andare a raccontare il tipo di risposta che c'è stato a Brescia, era proprio per contribuire a frenare quegli animi e a dire noi tutte le nostre risposte devono essere rigidamente dentro le regole. Perché se noi rovesciamo e andiamo oltre le regole, facciamo proprio, rispondiamo esattamente a quello che volevano chi ha provocato le bombe. Quindi noi abbiamo sconfitto, è stato sconfitto quello. Che cosa però non siamo riusciti a sconfiggere? Ma credo che di questo dobbiamo avere consapevolezza. Io credo che non siamo riusciti, abbiamo bloccato quel disegno eversivo nella sua espressione più alta. Non abbiamo in realtà sconfitto quella parte più segreta dentro lo Stato, cioè quelle complicità dentro lo Stato, che hanno permesso in realtà di, per parte loro, di cambiare modalità di azione. Non è un caso, per esempio, che Micheli, che allora era il capo dei servizi segreti, verrà sostituito da Maletti proprio in conseguenza della storia di Piazza della Rosa, nel settembre-ottobre del 74 dirà: da oggi in poi non sentirete più parlare di questo terrorismo di destra, ma sentirete parlare di un altro terrorismo. Fu un profeta straordinaria la sua, perché successe proprio così. Quindi in realtà quello che noi non riusciamo a rompere è questo legame, che è un legame che ha tempi anche lunghi. Recentemente in un libro che è uscito da quel bravissimo storico bresciano che è Mino Franzinelli, in piano solo, che riguarda il tentativo golpista del 1964, il famoso generale De Lorenzo, carabinieri, comandante dei carabinieri, si chiamava Piano Solo perché fu elaborato esclusivamente dai carabinieri, e racconta quel golpe. Quella idea di autoritaria di, per impedire all'epoca poi era la nascita del centro-sinistra, eccetera. Ma la cosa più importante che emerge da quel libro
che una serie di personaggi che interagiscono in quel momento, siamo nel luglio del 1964, primi mesi, il golpe europeo era nel luglio del 64, i primi mesi del 64, li ritroviamo addirittura uno, è venuto a testimoniare nell'ultimo processo di Piazza dell'Orologio. Chi è che teneva, per esempio, i collegamenti tra il generale De Lorenzo e il generale Colombo a Milano, quindi Roma a Milano, era un certo Mingarelli. Mingarelli, che diventerà poi generale, verrà condannato a 2 anni per aver depistato sulla strada del 1972 a Pedano, dove vennero uccisi 3 carabinieri. Vi troviamo un certo capitano La Bruna nel 64, il quale interverrà a pulire i nastri di registrazione dei colloqui tra De Lorenzo e l'allora Presidente della Repubblica Segni, che era il vero fautore di quel tentativo autoritario. Il capitano La Bruna lo troveremo a fare la stessa identica azione di pulizia dei nastri registrati nell'ambito della strage di Piazza Fontana, quando pulirà i colloqui di Raymond Corradini. E poi vi dicevo di questo generale, per esempio Pignatelli, che ascolteremo qui, in questo momento. Cioè, il libro di Franzinelli, che è uscito qualche mese fa, proprio conferma questo elemento. Siamo riusciti a bloccare l'elemento più dirompente, non siamo riusciti a modificare il modo di essere della democrazia del nostro paese. E credo che questo sia un problema che abbiamo ancora oggi. Perché è evidente che il tema dell'impunità della strage, cioè il non avere un nome, ha proprio questo di conseguenza di fondo. Ha la conseguenza che quel silenzio, quell'assordante silenzio, quei buchi neri, beh, non è che siano spariti. Vi dicevo questo percorso di questo. Quindi c'è ancora tutto un insieme di elementi che impediscono a questo paese non solo di fare i conti con la propria storia, che sarebbe giusto anche dal punto di vista così morale, soggettivo, che è chiaro che c'è stata anche nell'impunità, se non nell'organizzare proprio la strage in sé, perché certamente c'è una responsabilità di copertura. Prima mi citava Maletti, ma credo che quel giorno che Maletti l'abbiamo ascoltato, abbiamo fatto a un certo punto un salto sulla sedia, quando a un certo punto ci disse: ma noi sapevamo, o meglio, sapevamo che quell'attentato che è stato realizzato a non doveva uccidere. Il che può significare tante cose, certamente una cosa è certa, che sapevano che ci doveva essere un attentato. Che poi loro lo immaginassero che buttassero giù una vetrina piuttosto che fare qualche affatto, resta il fatto che sapevano queste cose. Quindi qual è il meccanismo? Il meccanismo è che i posti di fronte alla strage si copre. E si copre perché quel disegno sotterraneo deve continuare, quella forma di ricatto alla politica, quella forma di ricatto alla democrazia, quelle modalità ricattatorie sul modo con cui noi stiamo insieme, che quella straordinaria pezzo di carta che è la Costituzione positivamente conquistata e così limpida da questo punto di vista, io credo che non sia un caso che ci sia troppa gente che la vuole cambiare, è proprio lì a evidenziare questo elemento di fondo, che se noi non abbiamo una democrazia in cui il sistema democratico si basa sulle forme di controllo e quindi sul rispetto della reciproca autonomia, e beh, questa è una democrazia che continuerà a soffrire. Quando noi nel 1964 veniamo a scoprire anni dopo i famosi documenti del SIFA, cioè quella 600.000 schedature fatte dai servizi segreti per ricattare gli uomini politici, i semplici cittadini, eccetera, eccetera, che si dice verranno distrutti e verranno in effetti bruciati, però le fotocopie le troveremo in mano alla P2 alcuni anni dopo, vi dice gente, che cosa servono? Ora, il dubbio che a me viene a volte quando penso ai dossieraggi di oggi
e se questo non sia lo stesso identico meccanismo che, come ricattava ieri la politica, oggi la ricatta magari sotto forme diverse, oggi ricattando di più il soggetto, siamo in una democrazia quasi così plebiscitaria o quantomeno rappresentativa, legata ai singoli soggetti, che più che distruggere dei partiti, anche perché adesso non esistono più, bisogna distruggere quella data persona, che è stato chiamato il metodo Boffo, tanto per... Ecco, io credo che se noi dobbiamo uscire da questo campo, bisogna fare, avere la capacità di fare i conti con la storia. Ma non è soltanto fare i conti con la storia un problema di democrazia trasparente. Non è soltanto un problema di rispetto delle regole. Io personalmente sono convinto che preferisco avere un giudice che sbaglia, ma non avere una magistratura che dice che c'è soggetto al potere politico. Io su questo sono profondamente convinto che è meglio avere un giudice che sbaglia piuttosto che... Ecco, ma soprattutto se noi non facciamo i conti oltre che questi elementi, continuiamo a determinare nella condizione del paese un senso di rancorosità e un senso di rivalsa che diventa motivo per mettere sempre l'uno contro l'altro, cioè per perpetuare quel disegno in cui l'avversario è un nemico e che va, come nemico va distrutto. Ed è stato importante, per esempio, Fabrizio Zanni in questo processo, quando esce. Fabrizio Zanni è colui che stende un documento neofascista dove sostanzialmente, se la faccio vedere, riferimento alla strage dell'Italico, su questo manifestino steso da lui dice: non siamo stati noi, e chi addebita a Ordine Nero, Ordine Nuovo, quella strage sbaglia completamente, perché là si sono uccisi dei civili ed è un problema che non ci riguarda. La strage di Piazza della Loggia invece l'abbiamo fatta, la rivendichiamo noi, in quanto lì c'erano degli avversari e noi abbiamo eliminato degli avversari. Quando abbiamo letto questa cosa, è stato molto facile fare un rapporto con Loggi, al di là della questione dell'uccidere o del non uccidere. Ma certamente l'elemento della costruzione del nemico è quel dato di fatto che permette di spaccare in due la società, di dividere, di mettere l'uno contro l'altro, in cui le responsabilità sono sempre ovviamente di qualcun altro, mai le tue. E così si creano questi elementi. Ecco, io credo che l'impunità sia qui, lo spirito, il senso di quei fatti, sia a ricordarci proprio questo. Ecco perché noi ci dobbiamo riflettere sopra questi tipi di passaggi. Certo, se noi vogliamo analizzare esattamente quel periodo, dobbiamo avere presente che all'epoca c'era la guerra fredda, che cosa significava la divisione del mondo in due blocchi, eccetera, eccetera. E oggi possiamo anche dire che molte delle cose che sappiamo è anche grazie al fatto che è caduto il muro di Berlino, caduto il nemico principale che giustificava ogni copertura, silenzi, eccetera, eccetera, e molte cose le vediamo sapere, anche se io credo che proprio per questa ragione diventa ancora più incomprensibile una serie di silenzi e una serie di solidarietà di gruppo che abbiamo misurato in un modo micidiale anche da parte di funzionari dello Stato, che nonostante siano in pensione si sentono ancora vincolati ad una sorta di segreto in cui parlare non costituisce evidentemente elemento che entra nella loro etica, nel loro senso di responsabilità. Sono ancora vincolati a quel periodo, a quei silenzi, eccetera. Ecco, io credo che dobbiamo imparare queste cose, saper guardare sì al passato, storicizzarlo, ma trarne gli insegnamenti. Uno, personalmente, uno degli elementi di insegnamento che io tratto dallo spirito di quella risposta del 74 è proprio questo aspetto: creare partecipazione, ma creare anche una straordinaria difesa delle strutture democratiche, delle sue regole, delle sue organizzazioni, in maniera tale da impedire che ci sia sempre qualcuno che rispetto alla legge si sente in grado di non poterla assolutamente rispettare, perché al di sopra, mentre il filone della Costituzione ci dovrebbe sempre avere presente che noi siamo, che tutti sono uguali davanti alla legge, ma questo richiede appunto
di poter creare delle condizioni anche nuove e diventare consapevoli. E forse anche per questo noi, immediatamente dopo la strage, abbiamo lanciato quell'appello per la questione degli archivi. E ripeto, abbiamo creato l'appello per l'apertura degli archivi, l'applicazione della nuova legge sul segreto di Stato, eccetera, eccetera, non perché siamo convinti che chissà quale documento. Forse, come diceva Giampaolo Zorzi nella sentenza ordinanza del 1993, dice su Piazza della Loggia, sappiamo tanto di quel materiale, quello che ci manca è quel qualche cosa che ci permette di tirare via quella nebbia, quel velo che copre, la verità che probabilmente possiamo anche trovare. Ma il tema dell'apertura degli archivi e della regolazione del segreto di Stato serve proprio esattamente a questo, a far sì che chi gestisce questi fatti non si senta impunito per tutta l'eternità. Buonasera a tutti, un ringraziamento agli organizzatori e chi ha sponsorizzato questa significativa propria iniziativa. Io ho una domanda più così a bruciapelo, ma la strage, questa strage è fascista? Non c'è dubbio, la storia è scritta sulle responsabilità politiche o ci sono ancora dei dubbi, perché dopo la sentenza ho sentito persone che occupano posti istituzionali che mettono in dubbio questo. Dopo la sentenza io dico che nessun responsabile sull'aspetto operativo è stato individuato, cioè che è individuato, diciamo, non è stato sentenziato. C'è ancora, diciamo, motivazioni, condizioni per continuare a commemorare la strage il 27 maggio? Su questa domanda vorrei fare altro. Dopo proprio questa è una cosa più che altro personale. Quanto pesa, quanto ti pesa? Mi dai, io ti chiedo proprio così, quando ti pesa le critiche dei antifascisti che ti hanno fatto quando sei andato a tenere il convegno lì ai gruppi della destra, al convegno lì alla casa, ti volevo chiedere proprio un caso proprio tuo, che ti hanno anche chiesto di dare le dimissioni come rappresentante proprio, diciamo, dei familiari delle vittime, oltretutto tu sei proprio uno dei più colpiti, su questo che ho lavorato anche tanti anni, poi hai la stima di tanti antifascisti. Questo lo devo dire chiaramente, perché ho lettere sui quotidiani che ti hanno sostenuto e hai anche preso comunque anche delle parole buone dalla destra. Non so chi dice che ti ha fatto, però penso che quando comunque ci sono i riconoscimenti facciano anche piacere, non faranno piacere sull'aspetto politico, però diciamo sull'aspetto personale è un altro discorso. Grazie. Io proverò a rispondere non anche solo alla prima parte della sua domanda, perché forse casa tanto, per quanto io abbia accompagnato Mario e condiviso la sua scelta, ma ovviamente risponderà a lui. Non ci sono dubbi che la strage sia fascista, lei ovviamente si sta riferendo all'affermazione di Liliana Beccalossi che il giorno dopo la sentenza ha detto beh, non sarebbe ora di chiedere scusa alle persone giustamente inquisite e di orientarsi altrove. Allora, punto numero uno, è vero che ci sono stati dei soggetti comunque di destra ingiustamente inquisiti e a chiunque patisca anche solo due ore mesi se non anni di carcere gratis, va chiesto scusa da parte dello Stato, questo bianchi, gialli, rossi, verdi, punto. Che si possa però mettere in dubbio la matrice della strage è un misto fra delirio, follia, provocazione, guardi, valuterà poi chi
bene, grazie a Dio c'è stata una presa di posizione forte anche comunque da quelli di non solo cittadini, ma proprio di partito dell'onorevole Beccalossi, nel senso che per esempio alla Casa della Memoria l'assessore Paolo Milardi, che viene giunta comunque di centrodestra, è venuta a precisare in conferenza stampa che era una posizione individuale della collega, che assolutamente non era condivisa, quindi per esempio dal resto della nostra giunta. E in realtà le indagini sono state molto ampie, gli investigatori sono stati molto corretti e fondamentalmente non c'è più alcun dubbio da decenni sul fatto che il fenomeno stragista sia stato di destra, di gruppi appunto fascisti. Altro è la responsabilità individuale, l'abbiamo detto anche prima, ma non perché si sia a prioristicamente cercato lì. Si è cercato lì perché, come vi ho detto prima, diverse inchieste, diversi magistrati, diverse forze dell'ordine, ma alla fine l'ambiente a cui ti riporta tutto è quello. E non dimentichiamoci che gli stragi, purtroppo, come ricordava Mario, Brescia dal 69 fino all'agosto 74 ce ne sono state diverse. Sono morte tante persone, ma la più politica, prettamente politica, proprio quella di Brescia, perché a Piazza Fontana ovviamente i morti sono tutti uguali, non ci sono morti di serie A e di serie B, però erano comunque clienti della Banca dell'Agricoltura, mediatori che si erano accattati nelle loro contrattazioni, la questura di Milano, strage di passanti, la casalinga che passava in quel momento e altri soggetti, non parliamo neanche delle stazioni, dei treni, dei pendolari, ci può essere chiunque. Brescia era una piazza antifascista. Cioè Brescia era una manifestazione indetta come reazione, lo ricordo ai più giovani ovviamente, come reazione perché un estremista di destra, Silvio Ferrari, il 19 di maggio, quindi pochi giorni prima, è saltato in aria in centro Brescia morendo con lo stesso ordigno che lui stava andando a depositare. Quindi in realtà è un ragazzo che apparteneva appunto a quei salvabilini che accennavo hanno costituito l'oggetto della seconda inchiesta. Silvio Ferrari è stato in aria andando a fare un attentato di estrema destra. Quindi Brescia reagisce e unitariamente praticamente tutti i partiti dell'arco costituzionale, ad eccezione dell'MSI, dicono questa manifestazione prettamente antifascista, dicevano, oh il ragazzino è morto, faccia l'anima sua, ma cosa stanno andando a fare? E proprio anche i piccoli attentati, grazie a Dio, molto incruenti, a Brescia ce ne erano stati diversi nei mesi antecedenti, la Coppia, Venezia, la sede del PSI, sempre su obiettivi ovviamente di sinistra, quindi attentati marcatamente di destra, perché se uno va a mettere la bomba alla Coppia, difficilmente sarà della Coppia. Idem vale purtroppo per quella che è diventata in realtà una strage, cioè il loro attentato davvero riuscito in Piazza Loggia. Quindi i sospetti sarebbero a questo punto sguarniti di qualsiasi abilio processuale, investigativo, tecnico, e non perché non siano state fatte indagini, assolutamente, sono indagini che abbiamo comunque agli atti che hanno prodotto il nulla sostanzialmente, ma viste battute sono state battute da tutte le parti, ma poi ripeto ci si arriva anche a buon senso perché per uccidere gente di sinistra forse si ritiene si sia mossa la parte avversaria politica. Quindi sgombriamo veramente il campo da quella provocazione che è stata fatta dall'onorevole Beccalossi, che in realtà è stata davvero isolata anche da molti dei suoi colleghi, grazie a Dio. È antistorica e cerca, non si capisce bene come, di sdoganare, non so, una fetta di fronte della gioventù di cui ha fatto parte, ma neppure a noi interessa. Cioè, non parlo solo di chi ovviamente ha perso affetti e vivo per miracolo, anche gli operatori giuridici non ci interessa, non colpevole che siano, vorremmo un colpevole vero, perché cioè, se no che gioco è? C'è un capo espiatorio dopo 40 anni, sarebbe un misto fra il grottesco e l'inutile e il surreale, cioè, quindi non ci interesserebbe perdere tempo, energie e fatiche. E, quindi, quella voce deve rimanere isolata, di dubbi non ce ne devono essere, ripeto, io non dovete fidarvi di me, è ovvio che non posso portarvi un tir di atti processuali perché sarebbe impegnativo muovermi con quelli. Comunque per chi volesse consultarli, per esempio alla Casa della Memoria, ci sono raccolte di atti anche giudiziari.
giustizia interessantissimi, appunto quelli che accennavo dai servizi segreti alle deposizioni, ai collegamenti internazionali, per cui capireste perfettamente che forse qualcuno ha perso l'ennesima occasione per star zitto e basta. E con questo lascio casa Bound. Iniziavo all'inizio rispondendo alla prima domanda, parlavo del ricordo come dimensione soggettiva e dicevo che è importante arrivare anche a recuperare la bellezza del ricordo, cioè quello spazio della tua vita che hai vissuto con una persona e che vuoi recuperare come parte positiva della vita che tu hai trascorso. Beh, per me è molto difficile arrivare a questo. E mi è molto difficile perché credo che il peso dell'impunità sia decisivo da questo punto di vista. Il peso dell'impunità significa sostanzialmente che a volte hai la sensazione che quel fatto non sia mai accaduto o che non abbia più o abbia perso completamente il senso in sé per sé del perché esso è avvenuto. E questo peraltro ti collega poi immediatamente ad una... e quindi ti pesa enormemente questo fatto, perché niente è più, come dice, pesante dentro te stesso il partire da un presupposto, stiamo evidentemente parlando di delitti di natura politica, di gesti fatti da persona, cioè non siamo di fronte all'incidente di macchina, ecco. Uno prende la patente, si prende la patente, guida la macchina, deve mettere in conto che gli può capitare un incidente, ma è una scelta sua. Qui siamo di fronte ad una dimensione completamente diversa. E quindi questo elemento ti pesa enormemente. E pesa, ripeto, la mancanza dell'impunità, ti pesa anche proprio perché ti fa perdere addirittura il senso di quella strage. E a me capita spesso e volentieri di essere in una certa misura, come dire, quasi bloccato a quell'avvenimento. Quando a me chiedono di Piazza della Loggia e che qualcuno magari non pensa che cosa è accaduto in Piazza della Loggia, ma perché la bellezza della piazza, la piazza del 500, bellissima, eccetera, eccetera. Beh, io ormai non riesco più a distinguere. Per me Piazza della Loggia è il 28 maggio. Non riesco più a collegare la storia precedente di quella piazza che pure pensa di avvenimenti straordinari, è la vita della città, Piazza della Loggia è il cuore pulsante della città, lì si sono svolti tutti gli avvenimenti storici della città e quindi anche del paese, tutti gli avvenimenti, eccetera, eccetera. Per me Piazza della Loggia invece è il 28 maggio, è quello stella. E quando qualcuno mi chiede, immediatamente rispondo lì. O quando mi chiedono qualche cosa rispetto alla mia storia, io ho come metodo di misura il 28 maggio, quasi che non abbia più un passato precedente, un prima, ma misuro anche il tempo passato rispetto a quella data lì. E qui dico dunque, 28 maggio, adesso siamo ecco, passati, quindi allora a quell'epoca avevo questa età, eccetera, eccetera. Cioè sei fortemente condizionato proprio perché il peso di questa impunità è tale che ti toglie quello spazio della tua vita che dovrebbe rientrare nella dimensione del ricordo e quindi anche in una certa misura anche nella dimensione dell'oblio. Noi non possiamo restare esclusivamente attaccati al passato, abbiamo anche bisogno di dimenticare e dimenticare proprio anche per recuperare spazi diversi. Che non significa annullare i fatti, ma io preferirei ricordarmi quando Livia faceva la sua tesi, quando siamo di laurea, quando sono andati insieme dalla vedova di Tomasi di Lampedusa a discutere la sua tesi, cioè quelle parti belle del ricordo o le battaglie che insieme abbiamo fatto io, lei, con tutte
tedeschi, non li ricordo più, cioè, nel senso che faccio molta fatica a riportarli, perché si perdono quasi, e faccio fatica a volte a riportarli a me stesso, perché sembra che con quell'impunità perdano il senso, cioè a un certo punto dico, ma ha senso tutte le cose che abbiamo fatto rispetto a loro. Quindi evidentemente questo qui, e poi invece soprattutto la domanda, e alla quale è impossibile rispondere, cosa saremmo stati noi senza quella strage? Cosa sarebbe stata la nostra vita? No, in fondo io ho fatto delle scelte non perché io abbia voluto fare delle scelte, certo potevo evitare di andare a continuare a battermi per la ricerca della verità di Piazza della Rosa, potevo starmene tranquillo come volevo, ma resta comunque il fatto che la mia vita, come quella di tanti altri, è stata radicalmente cambiata, ma non per una mia scelta, ma per una mia volontà. E a molti, a me, soprattutto in questi momenti di fronte alle risultanze processuali o ad altre cose, la prima cosa che mi viene in mente, che mi continuo a pormi mettendomi davanti a una sorta di specchio, è dire, ma noi avevamo dei sogni, dei progetti, delle prospettive, è andato tutto a farsi benedire. Cosa, se non fosse successo questo, cosa saremmo diventati? Ed è, voi capite benissimo che è una risposta, che è una risposta impossibile da darti. Però è un elemento perché ti prova della tua libertà di scelta. Io non ho scelto di essere ciò che magari oggi sono, rappresento o appaio. Avrei potuto, la domanda che mi pongo è, avrei potuto essere una cosa, una persona completamente magari diversa. Il bene o male non è questo il punto, ma avrei, e quindi quello di cui il peso che tu senti è l'impossibilità, è il subire una violenza, e la violenza significa non subirla, appunto, non poterla scegliere e subirne però tutte le conseguenze. In questo senso quindi anche il tema della mancanza del compiuto è un problema grosso. Personalmente a me pesa molto la mancanza di un voto, il voto di colui che ha fatto, ma non tanto perché, per chissà che cosa, ecco, io sono convinto che una volta che tu hai indicato, che la magistratura nel dibattito pubblico ha definito la responsabilità di Tizio, Tizio debba essere affidato alle leggi dello Stato e la vittima non debba più avere, non debba più avere un qualche cosa di diritto sulla vita che gli sta conducendo. Io sono nettamente contrario, per esempio, a quando i giudici chiedono alla vittima il parere se è giusto con, applicare dei benefici di legge nel campo della vita carceraria e chiedono il parere della vittima. Io mi rifiuto di una cosa di questo genere. Non è un problema che mi riguarda, il problema della esecutività della pena, della recuperabilità del soggetto è un problema che compete allo Stato, le sue regole, cioè non può certamente, non posso essere io colpito da quel colpevole, colui che così ne determina anche nel tempo la sua vita. Anche perché mi devo assumere anche la responsabilità di impedire un altro magari di recuperarsi. Quindi a me il voto, la mancanza del voto dell'altro mi pesa enormemente, ma mi pesa soprattutto perché vorrei parlare assieme. Vorrei in sostanza potergli chiedere perché, che cosa l'ha spinto. Perché io non credo che nessuno nasca delinquente, usiamo questo termine. Serie di ragioni lo portano a diventare. Poi certo c'è il problema della responsabilità soggettiva, ci sono tutta una serie di altri problemi. Ma noi abbiamo il dovere, il compito di capire il perché. E io vorrei poterlo chiedere, invece mi sento privato anche di questo. Cioè, paradossalmente, se io volessi perdonare qualcuno, non sapevo a chi rivolgermi. Quella stupida domanda delle modalità che fanno normalmente i giornalisti, 2 secondi dopo, ma lei perdona che mi deve prendere a perna davvero, scusate, la perché non ha senso, un percorso, arrivare a perdonare è un percorso non facile,
perché ti devi partire innanzitutto accettare fino in fondo che quel reato è stato compiuto da una persona. E la persona non è soltanto bene o soltanto male, ma è contemporaneamente bene o male. Si tratta di capire all'interno della persona quali sono i meccanismi che lo portano a fare una scelta piuttosto che un'altra, a compiere un gesto violento piuttosto che no. Io credo che nessuno di noi sia immune da un rischio di questa natura. Dobbiamo esserne consapevoli e quindi mettere in atto tutti quei meccanismi che ci possono portare a questo. Quindi il voto dell'altro mi pesa nei termini che prima dicevo. E diventa, questa mancanza diventa quasi impossibile riuscire a recuperare quella dimensione che dicevo prima, il dolce ricordo che troppo spesso mi sento quasi, di cui mi sento quasi privato. Per arrivare alla seconda domanda, paradossalmente chi mi ha aiutato ad accettare quel discorso a distanza di molti mesi della mia è stato proprio Beccalossi, paradossalmente, cioè le sue dichiarazioni. Perché noi possiamo dargli tutta la buona fede, tutta la più buona fede di questo mondo, ma il suo modo di l'espressione che lei ha data riflette un modo di pensare, un uso pubblico della storia, o meglio, un uso politico della storia. Per lei in quel momento decisivo era scaricare i rischi di una responsabilità della destra, non gli interessava, uso magari forzo, magari il suo pensiero, non interessava tanto il tema della sentenza, quindi come mai è arrivata ancora una volta una sentenza di questo tipo. Per lei prioritario era quello di dire va alla destra adesso non c'entra più, che è una falsificazione della storia, non solo per le cose che diceva lei, ma provate a immaginare la tattica. Nel 1973 Nico Azzi, un uomo neofascista, prende il treno a Torino per andare a Roma, il viaggio del treno era a Torino Roma. Lui comincia a passeggiare su questo treno con il foglio di lotta continua ben visibile. A un certo punto si chiude, e quindi facendosi notare come uomo che legge lotta continua. A un certo punto si chiude nella toilette di un vagone, tira fuori la sua bombettina che stava e manovra in maniera sbagliata il meccanismo di esplosione che gli scoppia dalle gambe. E noi sappiamo che Nicolazzi aveva intenzione di fare un attentato, gli è andata male per un errore. Ma la responsabilità della destra non c'è soltanto nelle cose che diceva lei o nell'esempio che facevo io. E guardate bene l'esempio di Nicolazzi, ha un altro risvolto. Ed è il risvolto di colui che cerca, che compie un atto facendo in modo però che apparentemente venga poi scaricato sulla parte politica avversa. Ecco il perché di lotta continua in tasca, facendolo vedere. È un po' la storia degli anarchici, insomma, no? In fondo nell'immaginario l'anarchico è colui che, anche se in realtà non ha mai messo le bombe per colpire Piazza Fontana, la storia degli anarchici è la storia di reicidi, si colpivano l'uomo di potere, il singolo soggetto. E quindi qui il tentativo, ed è un tentativo, guardate bene, che è la storia, anche la tesi. Il corteo che entrava in piazza oggi e credo che i morti sarebbero stati molti ma molto di più, stante la violenza di quella volta. Ma era evidente che se si colpivano anche delle forze, anche uomini delle forze dell'ordine, sarebbe stato molto facile dire beh, chi è che colpisce, chi è che ha in odio le forze dell'ordine, la sinistra, mica la destra, questa è la letteratura. E Nicolazzi fa proprio questo tipo di operazione. Ma che ci sia un'ulteriore responsabilità storica della destra, abbiamo per esempio con la strage di Bologna, e chi sono Manfredo e Fioravanti? Loro si professano innocenti, non lo so, sarà anche vero, io siccome credo le sentenze e le accetto nel bene e nel male, dico che le sentenze hanno stabilito che Manfredo e Fioravanti hanno fatto la strage di Bologna.
E così ci sono mille episodi. Ora, il non prendere atto di questo è estremamente negativo, perché se noi vogliamo ricostruire, ripensare la storia di quegli avvio, partire anche dall'accettare i fatti, anche quei fatti che vanno contro magari il mio stesso modo di pensare, come nel caso della Beccarossi. Quindi la critica feroce che io faccio alla Beccarossi è quella che quell'affermazione ha dimostrato che non vuole accettare, non vuole riconoscere che la destra, che c'è una destra eversiva che ha messo in questo paese le bombe e ha fatto i morti. E invece occorre partire da questa riconoscibilità dei fatti per cercare di spiegarci e quindi anche di andare oltre. E invece si preferisce nasconderli per poterli poi utilizzare magari strumentalmente, eccetera, eccetera. Quindi quando questo gruppo di Casapao mi manda una lettera in cui mi chiede la disponibilità ad un dibattito pubblico con loro, dopo una serie di pensamenti, devo dire che sono stati anche molto attenti, perché la loro lettera dice: sappiamo come lei la pensa e chi siamo noi, quindi noi la invitiamo a questo dibattito, però ci rendiamo conto che per lei è una scelta difficile. Se ci dirà di no, la ringrazieremo ugualmente. E io, dopo essermi consultato, eccetera, eccetera, ho deciso di accettare questo dibattito pubblico. E proprio avevo in mente le frasi della Beccarossi. Come facciamo noi a partire dal presupposto, a voler affermare che il tema del dialogo è l'elemento che deve caratterizzare in modo particolare, sulla base di quell'esperienza, le nostre realtà di oggi, e poi io mi rifiuto di andare a parlare con qualcuno? E quindi io ho accettato di fare questo dialogo. Tenete presente che qui c'erano centinaia di persone, e al di là di 4-5 adulti, se avessimo fatto l'età media di queste centinaia di persone, saranno arrivati a 22-23 anni, forse neanche così. E io ho accettato anche per altre due ragioni. La prima è che, se voi pensate alla storia del movimento sociale, loro hanno sempre teso a dire che erano fuori da tutto dalla situazione. Poi non è vero storicamente. Un anno e mezzo prima presentammo assieme ad alcuni autori il libro Cuori Neri, che racconta di una ventina di persone della destra uccise dalla sinistra. Mi ricordo che partecipai ad un dibattito in cui dei ragazzi che c'erano in sala vedevano questo libro come una sorta di manuale eroico, perché quelle figure erano dei riferimenti. È un libro importante per ricostruire le figure della vita, è un libro sbagliato perché non inquadra storicamente i fatti nel modo in cui si sono fatti. Ed è stato facile dire: ma guardate ragazzi, questi qui era gente che aveva 20 anni come li avete voi, e davvero era giusto che ci lasciassero la pelle per uno scontro di lotta politica, o la politica la si vive nella sua più alta espressione umana, che è il rispetto dell'altro, dibattito, dissenso, eccetera, ma dentro il rispetto reciproco diventa tutt'altra cosa. Guai a mitizzarvi, voi non dovete assolutamente mitizzare questo. E questo vale sia per la destra che per la sinistra, sia ben chiaro. E quindi uno degli elementi di fondo era quello di tirare via questo mito. Il terzo elemento l'ho scoperto alcuni giorni dopo, non vi dico da una bellissima mail di una persona che mi ha trovato molto confuso.
conforto, poi vi dirò come è andata velocemente la discussione. Perché questa mail produce un intervento di Pierpaolo Pasolini il 16 giugno del 1974, e dà due valenze quella data, una perché avviene 15 giorni dopo la strage di Piazza della Loggia, e la seconda perché a Padova in quel giorno vengono uccisi due esponenti del MIS, ed è il primo omicidio vero che compiono le Brigate Rosse, anche se credo che sia stato più un incidente sul lavoro che una volontà iniziale, pensare inizialmente di uccidere, ma una cosa da me. Pasolini sul giornale Il Messaggero, rispondendo a Italo Calvino, quindi un altro straordinario intellettuale di sinistra, gli dice: caro Calvino, io ho letto che tu in una intervista hai detto che tu con questi fascistelli non hai nessuna intenzione, questi giovani fascistelli non hai nessuna intenzione di dialogare con loro. E Pasolini prosegue dicendo: per me questo è un atteggiamento razzistico, perché probabilmente nessuno nasce fascista, ma ci sono una miriade di circostanze che lo possono portare anche a diventare fascista violento, eccetera, eccetera. Ma soprattutto se noi teniamo questo tipo di atteggiamento, non ci rendiamo conto che magari anche soltanto una volta nella loro vita questi ragazzi avessero incontrato qualcuno di una idea diversa, ma che li stava ad ascoltare, magari avrebbero ripensato alla propria storia. E questa è stata un'altra delle ragioni per cui sono andato a quel dibattito, anche se, ripeto, è uscito a posteriore perché non conoscevo, era inconscio, diciamo così, questo. Però l'ho trovata straordinaria questa, e ho ringraziato enormemente chi me l'ha mandata perché ho intervistato. Bene, io quella sera, credo che per la prima volta, probabilmente loro in vita sua, abbiano sentito qualcuno che gli raccontava il percorso della mia vita fatto all'insegna di una scelta antifascista. Io gli ho raccontato la mia vita così, e che cosa quindi ha significato la mia scelta, il mio percorso di vita, cosa avevo fatto, eccetera, eccetera, che cosa ha significato per me la strage di Brescia, eccetera, eccetera, che cosa ha significato per me la scelta del rispetto della Costituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Io non dico che li abbia convinti, ci mancherebbe anche quello. Certo, però ho notato in particolare che come io finivo di parlare, gli adulti intervenivano immediatamente. E quei ragazzi erano quasi impauriti da porre le domande, alcune domande le hanno poste. Ma ti rendevi conto che avevano quasi una sorta di timore. Se c'è stato un elemento negativo, di là della cosa che io abbia detto, quello che giudizio che non compete a me, di quella serata è stata proprio la presenza degli adulti. E io vi assicuro che se avessi la possibilità di rimettermi a discutere con loro, sento dei problemi, non ci siano gli adulti. Perché ti vedo questi ragazzi non è così. Però ecco, al di là di questo, probabilmente quei ragazzi si sono sentiti raccontare un'esperienza che diversamente nessuno, probabilmente loro non avevano mai avuto la possibilità di conoscere. E io rivendico questo aspetto come estremamente importante, e lo rivendico inoltre anche come libertà soggettiva. Se io voglio andare a discutere, non ero in una conventicola chiuso in chissà che cosa, ero un dibattito, se loro invece di stare in strada venivano giù, ascoltavano, discutevano, cioè. Quello che a me impressiona di tutta questa sciocca campagna che fanno è proprio la mancanza di volontà di riconoscere che il dialogo, il dialogo si può che non la pensano con te, che se mi mettono a discutere con Silvia, che abbiamo una serie di elementi in comuni, beh, ci troviamo alla fine facilmente d'accordo, ma è più difficile discutere con chi l'ha persa esattamente il contrario di me. Ma con chi devo discutere? Devo discutere con quelli, ma non partendo dal principio che li devo convincere, ma partendo dal principio che io voglio, attraverso il dialogo con gli altri, verificare anche le mie disposizioni. Io certo, dico molto concretamente, ma sono uscito rafforzando io delle mie idee di quella sera, ma proprio in quanto ho potuto dialogare e verificare le posizioni degli altri. Perché chi
chiaro che il dialogo presuppone l'ascolto. E l'ascolto presuppone che io non ho delle verità assolute e certe, ma le voglio verificare. Questo è il punto, io credo, di passaggio fondamentale. Ma la politica di oggi non soffre proprio di questo. Non c'è invece in realtà proprio la volontà, non soltanto di confondere, ma in senso generale, di non voler dialogare, di creare proprio fratture, di dire che tu sei diverso dall'altro e quindi io non voglio discutere. Io vi do un consiglio, cioè un consiglio, un'informazione, scusate. Se avete tempo, lunedì mattina, che è il 9 maggio, giornata della memoria delle stragi, delle vittime delle stragi del terrorismo, ci sarà una diretta dal Quirinale, dove parlerà il Presidente della Repubblica. Ma parleranno anche due ragazzi di un centro di formazione professionale di Lezzato, con il quale abbiamo fatto 6 mesi di percorso partendo dalla strage di Piazza della Rochester. Il primo che parlerà è il pakistano. Ed è un mese, il secondo che concluderà è un italiano. Perché abbiamo detto deve parlare un ragazzo, usiamo ancora questo brutto termine, estracomunitario? Perché fu colui che nel corso di questi incontri a un certo punto ci pose questa domanda, ci disse: io sono venuto via da un paese in cui la violenza era imperante, e se ma non immaginavo di finire in un paese profondamente democratico, ma che ha alle spalle una storia di incredibile violenza. E la domanda fu: ma allora la democrazia non è vero che abolisce la violenza? E quindi in quel momento anch'io mi sono accorto come lui facesse proprio un raffronto straordinario tra la sua esperienza e la storia nostra, e come la mettesse in collegamento. Quindi io credo che noi, ecco perché abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di far parlare in pakistano, e lui ha consentito, e parlerà in diretta su Rai 1 alle 11, anche questo ragazzo. Noi come Casa della Memoria ne siamo orgogliosi, perché abbiamo fatto tutto un percorso con loro, ma è un segnale estremamente importante, perché è evidente che esso sta lì a dirci che sta nascendo, o può nascere, o inevitabilmente deve nascere, una nuova sorta di civiltà che si basa sui processi integrativi di culture, che non significa ignorare o negare la tua, ma semplicemente confrontare la tua con l'esperienza degli altri. E dalla somma dell'esperienza può uscire una civiltà, io credo, molto più avanzata. Ecco, il dialogo, alla fine, il dialogo con Casa Paolo, ha al fondo queste cose, semplicissime, ma difficili cose, perché accettare un confronto con l'altro che la pensa esattamente all'opposto di te significa avere anche la forza di pensare che forse tu non hai le ragioni fino in fondo, ma le tue ragioni le devi confrontare con gli altri, e non devi partire dal principio che le tue ragioni sono l'assoluta verità. Della serata, se nessuna altre domande magari che vuole fare in ultimo, vorrei chiedere un'ultima cosa proprio in breve. Si sente spesso dire, ed è anche forse, cioè anche la motivazione che ci ha spinto a volere questa serata, che la storia è maestra di vita. Ecco, quale insegnamento possiamo trarre noi giovani dalla vicenda di Piazza Loggia e da tutto quello che ne è seguito? Ma io credo che l'elemento fondamentale sia oggi il percorso che dobbiamo fare noi deve essere semplicemente, a mio avviso, questo, che è poi il percorso che ho fatto anch'io successivamente a 28 anni. Forse in precedenza non l'avevo capito fino in fondo anch'io. Io credo che soprattutto le nuove generazioni devono avere una grande forza di conoscere, rendersi consapevoli degli avvenimenti, conoscerne tutti i punti di vista, saperli giudicare e quindi operare le proprie scelte. E nella scelta, perché è il passaggio dalla conoscenza al tuo essere cittadino, diventa la scelta della responsabilità. Credo che ognuno di noi oggi il compito fondamentale sia quello di assumerti le proprie responsabilità, ma con cognizione di causa.
distinguendo laddove è necessario distinguere, ma a partire dal presupposto che occorre capire e conoscere. Personalmente dico spesso nelle scuole, a me non interessa se uno vota a destra o vota a sinistra, mi interessa che mi spieghi perché vota a destra piuttosto che a sinistra. Avevo ancora 2 minuti per ricordare l'altro evento che abbiamo in programma con la nostra associazione, ovvero il 2 giugno, nel quale abbiamo appunto festa della Repubblica Italiana, nel quale abbiamo intenzione di leggere in piazza Manerbio qualche brano tratto, e qui rubo le parole a Di Maglio Milani, da quel magnifico pezzo di carta che è la nostra Costituzione, appunto per celebrare insieme ai cittadini questo grande tesoro che appunto è la nostra carta costituzionale. In ultimo, un doveroso ringraziamento sicuramente a tutte le persone che sono state presenti questa sera e anche al concessionario Opel Bonaventi, alla DBN Next Generation e al Fotostudio Monterenti che ci hanno sponsorizzato, e anche un ringraziamento molto particolare ai comuni di Cigole, Orfaga, San Gervasio e Eno che ci hanno appunto patrocinato, e colgo l'occasione per invitare magari qui per una riflessione finale alcuni degli rappresentanti delle varie amministrazioni che sono presenti, se qualcuno ha magari qualche pensiero da condividere, magari. Buonasera a tutti, sono portavoce di messaggio del sindaco Cherubini Patrizia, il sindaco del comune di Cigole. Un breve testo che mi ha dato non potendo essere presente stasera e che mi accingo a leggervi, che condivido pienamente, vi rubo solo un minuto. Non potendo purtroppo essere presente, ho voluto attraverso la figura del vice sindaco fare in modo che giungessero a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Desidero sottolineare l'apprezzamento nei confronti dell'Associazione Culturale Chirone, nei confronti del suo presidente Bosio e dei giovani che la compongono, e manifestare la volontà mia personale dell'amministrazione di Cigole di sostenere e promuovere il loro operare sul territorio, perché possa essere esempio per molti altri giovani. Un saluto particolare accompagnato da un sentimento di profonda stima e gratitudine va dal presidente dell'Associazione dei Caduti in Piazza della Loggia, Maria Milani. Il 28 maggio 1974, maggio 2011, una vita alla ricerca di verità e giustizia. Per concludere, consentitemi di affermare che trovare la forza di continuare nella ricerca di verità e giustizia in un paese dove molto spesso i valori si predicano ma non si praticano, faccia di Mario Milani una persona alla quale tutti noi dobbiamo riconoscenza, solidarietà e sostegno. Patrizia Cherubini. Grazie. Che le donne sono straordinarie, al di là della battuta ringrazio davvero il sindaco di queste sue parole, ma credo che la cosa più bella di questa sera siano stati i giovani che hanno organizzato questo incontro. Sì, buonasera, scusate, mi aggiungo anch'io ai saluti a nome per conto del Comune di San Gervasio Bresciano. Ringrazio evidentemente i relatori, il signor Milani, che così ci ha accompagnato attraverso questo percorso, e contemporaneamente ringrazio anche l'associazione Chirone, perché in realtà voi sul volantino avete scritto sì, ringrazio i comuni, ma siamo noi che ringraziamo voi, perché vedere dei giovani che si mettono a lavorare per far progredire, per fare memoria ancora, perché è necessaria questa memoria,
Ci aiuta noi adulti, ci indica la strada e ci fa capire dove sbagliamo, dove ci possiamo correggere. Quindi siamo noi che ringraziamo voi e ringrazio il signor Minani e l'avvocato Ameli per la serata. Grazie. Beh, non posso che seguire anch'io dei ringraziamenti ai signori relatori e direi che la serata può anche concludersi.